Buona giornata, Eleonora. Sto svolgendo una purificazione di coppia dopo aver svolto i rituali necessari che si svolgono all'inizio, logicamente. Devo dire che ci sono tantissime negatività in questa coppia. Tantissime negatività. Dopo andrò a controllare nella cera. Veramente le negatività sono tantissime e noi le andiamo a togliere in questo modo. Anche questa indica veramente una presenza forte di questo, di quanto appunto ho rilevato fino adesso. Comunque l'importante sarà dopo, sarà controllare ciò che dirà la cera. Quando si incontra una negatività, che sia essa di coppia, che sia essa sopra una persona, qualsiasi tipo di negatività, bisogna che sia valutata bene in modo approfondito con le carte. Qualsiasi metodo divinatorio valido. Dopodiché deve essere sempre tolta. Sempre, perché le negatività, rimanendo lì, forano i vostri corpi sottili e vi creano certe situazioni. Anche ad esempio le fatture o altre negatività che sono già pesanti alle fatture, se non vengono spostate o tolte, creano danni a volte anche irreversibili alle persone.